Salve a tutti ragazzi, eccoci con un nuovo video di Bonsai d'Occidente. Oggi continuiamo la linea di video sui terricci. In passato abbiamo fatto la calama, la canuma, la pomice e mi sembra nessun altro. Vi metto in alto a destra qualche link, qualche video del passato. E oggi faremo la chiriozzura. Allora, cominciamo subito, però prima vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo siete già, attivare la campanella, lasciare un commento e magari anche un like se vi è piaciuto il video e condividerlo. Allora, il terriccio per bonsai Kiryu, detto in maniera abbreviata, il suo nome è corto, e sarebbe questo, in un sacco se non sbaglio da 14 litri, viene importato direttamente dal Giappone, come potete vedere anche dalla busta, ed è una zeolite ricavata da ghiaia vulcanica. La kiryozuna è una componente fondamentale per creare il giusto substrato per qualsiasi tipo di bonsai di conifere, come ad esempio pini, ginepri, e via dicendo. La kiryozuna può essere miscelata con acadama, pomice, lapillo vulcanico, zeolite, perlite per rendere il substrato migliore, oppure può essere utilizzata pura come unica componente del terriccio in caso per esempio di pini indeboliti o malati. Ora vi vado a dire l'analisi chimica media e vi fornisco anche la fonte piuttosto attendibile, eseguita dalla Geosism & Nature, società in accomandita semplice, mediante spettroscopia ed IITS, di cui vi metto anche in descrizione del video il link per l'acquisto di un sacco come questo. L'analisi chimica della kiryozuna risulta essere una media tra le due analisi proposte che ora vi dirò, che sono rispettivamente la prima relativa ai granuli di colore scuro e la seconda relativa ai granuli di colore chiaro. Allora, i granuli di colore scuro hanno una percentuale del 58,83% di ossigeno, di silicio del 24,70%, di alluminio del 7,18%, di fosforo dello 0,12%, di potassio dello 0,32, di magnesio dello 0,38, di ferro del 2,25, di calcio allo 0,86, di titanio allo 0,21, di sodio allo 0,57, di carbonio al 4,50, di manganese allo 0,01%, di tallio allo 0,06%. Invece i granuli di colore chiaro hanno una percentuale di ossigeno del 53,84%, di silicio del 16,84%, di alluminio del 4,52%, di fosforo dello 0,09%, di potassio dello 0,11%, di magnesio dello 0,10%, di ferro dello 0,83%, di calcio dell'8,47%, di titanio dello 0,10%, sodio all'1,52%, carbonio al 3,58%, manganese allo 0,01%, e taglio allo 0%. Il pH di questo substrato, di questo terriccio, è leggermente acido, compreso tra 6,5 e 6,8. Ora vi diciamo un po' le sue caratteristiche. Allora, naturalmente un inerte, naturale, leggero. È ideale per fornire il giusto equilibrio di acqua, aria e sostanze nutritive, come un po' tutti i terricci granulari di qualità, ma questo in maniera particolare. Trattiene a lungo l'acqua senza fradiciare le radici, quindi è un toccasana contro il marciume radicale, vi permette di drenare molto bene. Contiene enormi quantità di minerali, in particolare ha più ferro
dell'Akadama. Questo l'ho potuto vedere con i miei occhi in dei test, e grazie a questo alla sua origine vulcanica. Quindi contiene più ferro addirittura dell'Akadama, questo interesserà molto i bonsaisti. Si compatta anche molto lentamente, si polverizza molto lentamente a differenza dell'Akadama, altra cosa che interesserà molto i bonsaisti. Ora diciamo alcuni accorgimenti per utilizzarlo. Allora, il drenaggio dell'acqua deve variare da specie a specie. Alcune specie richiedono un po' più d'acqua, altre meno, e quindi è importante tenere anche conto della situazione inoltre ambientale, dove tenete le piante, del vostro clima in cui vive il vostro bonsai, e il terriccio ideale dovrebbe essere aerato nella giusta maniera. Ne ho scoperto di recente cosa succede se questa condizione non viene mantenuta, ed è spiacevole. E in modo da far circolare l'ossigeno e ritenere abbastanza acqua da soddisfare il bisogno idrico della pianta, fa un'innaffiatura alta. Questo ovviamente vale per tutti i terricci. Vale in generale questo discorso, è importantissimo il discorso base su cui bisogna scegliere i mix di terricci, eccetera. Quindi, considerazioni finali. Partendo dal presupposto del discorso che vi ho appena fatto, con questo video non vi darò una risposta sulla domanda che molti si pongono se è migliore la Kiryuzuna o la Kadama. Però quello che penso di avervi risposto in questo video è che origini ha, come è composta, a che cosa serve e un po' come miscelarla, come utilizzarla per ottenere dei risultati migliori. Migliori possibili. Vi ricordo che Stella d'Occidente, il Ginepo, è un mix di Akadama, Kiryu e Pomice, e i risultati su questo tipo di pianta qua già è stato avanzato, sono veramente ottimali. Bene, col video di oggi abbiamo finito, spero vi sia piaciuto. Dovete sostenermi con questi video dei terricci, perché penso che qualche utile info comunque la troviate qua dentro, mi raccomando. E a chi non piacciono, che preferisce pensare che la Akadama faccia schifo e che è meglio comprare i terricci di cui non si sa neanche la composizione, non ci siamo. Ora ve la faccio vedere un po' più da vicino e vi faccio i miei saluti. Questa è Kiryuzuna a granulometria media. Come potete vedere, non super polverosa, e dalla struttura abbastanza rigida. Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti.